la gratuità. Ecco, un particolare che vorrei far notare anche agli amici delle televisioni che sono venuti a questo incontro è che Don Josef è stato anche operatore del cinema di montagna e si è presentato proprio nel 1972 a Trento con un film premiato che racconta un episodio terribile, angoscioso, accadutogli appunto come soccorso alpino. Ecco, la montagna non è solo gioia, amicizia, libertà, esaltazione vitale, può essere anche tragedia. Il prete in queste occasioni che parole usa? Meno parole usa meglio è, perché se succedono quelle disgrazie, specialmente quando si tratta di morti, e arrivano i loro congiunti, noi possiamo essere solo zitti, però essere presenti. Loro devono vedere anche la cerimonia, come facciamo con i carabinieri, con i finanzieri, col medico, col soccorso alpino o Croce Bianca o Rossa, che sono presenti, che vedano che veramente partecipiamo in pieno in questo dolore e che abbiamo anche la grande speranza che il Signore è anche presente e certamente che questa persona morta è anche destinata a un futuro grande presso Dio. Comunque, se domandano un'altra cosa. E poi loro sono portati, specialmente quando vengono questi giorni, di raccontare molto. Allora bisogna ascoltare anche per ore, finché loro hanno altre idee. Ma per parlare e dire che sapete così e poi l'altra vita e così, questo io direi no. Essere presente, che si vedano che partecipiamo, e siamo grati di tutto ciò che ci dicono. Don Erminio, su questo vorrei sentire anche lei. In questi più di 20 anni sarà capitato di portare a casa qualcuno, come dite voi? Sì, sono 40 anni che sono iscritto nel soccorso e per raggiunti i limiti di età dovrei tirarmene fuori, però non sono capace. Ecco, io ho dovuto, per il mio ufficio di sacerdote, avvicinare tanti congiunti e avvertirli della disgrazia che è toccata al loro figlio, al loro marito o alle persone loro vicine. Ecco, in questa c'è tanta, tanta sofferenza e tanta fatica. Ecco, ed è un ufficio che tocca al prete. E ricordo che un giorno era caduto dalla Fensterturm, che è vicino alla Roda di Weil, un certo Johann Weiss, il cui papà era un alto funzionario della polizia di Stoccarda. I genitori sono venuti a vedere il loro figlio, che del resto era figlio unico. Poi ho rispettato il loro dolore, perché non sapevo se erano neppure cattolici o protestanti. Comunque hanno recitato insieme il Padre Nostro. È facile commuoversi anche solo al ricordo di quei fatti. E poi l'Ave Maria. Allora mi sono avvicinato, ho detto: io sono un prete cattolico, vi assicuro che ho accompagnato nella morte il vostro figlio Johann e non pretendo di poter cancellare il vostro dolore, però se un domani può servire, ecco, io vi dico questo. Ho avuto modo di, perché era ancora vivo, di poterlo accompagnare proprio in questo passo della morte. L'anno seguente questi due genitori sono venuti apposta da Stoccarda a dirmi che l'unica consolazione che hanno è quella di sapere che il loro figlio era morto con un prete cattolico.
Un altro argomento che spesso la stampa affronta rispetto alla presenza dei preti in montagna è quando accompagnano qualche comitiva di giovani, di studenti e succede qualcosa di imprevisto, qualche disgrazia, dimenticando magari tutte le altre numerose stagioni in cui i preti hanno accompagnato gli scout, i giovani universitari. Ecco, voi come vi siete rapportati con queste figure numerosissime di preti, cappellani, accompagnatori di giovani in montagna? Forse le prime persone che hanno spinto questi giovani a scoprire le bellezze della creatura? Le più difficoltà avevamo sempre con i preti, perché c'erano disgrazie, spesso dei gruppi anche 20-30 persone non adeguatamente attrezzate, poi non hanno neanche domandato a noi spesso e così via. Certo che loro spesso pensano che sì, andrà bene, il Signore ci aiuta e così via. Comunque, se prendiamo il numero dei scalatori e il numero dei preti, io credo che bisognerebbe già dire anche nel seminario e nei raduni dei sacerdoti che state attenti, perché per il fatto che siete sacerdoti sulla montagna non perdona niente, è vero. E comunque io vedo molto volentieri i grandi gruppi, per esempio spesso sono anche 300 a Solda, proprio Comunione e Liberazione, e loro hanno fatto un metodo eccellente che io ammiravo moltissimo. Ogni giorno sono partiti per andare sui rifugi. Prima hanno fatto al mattino un brano della scrittura e adesso hanno camminato, diciamo, un'ora, un'ora un quarto, un'ora e mezzo, totalmente in silenzio. E dopo quel periodo hanno fatto di nuovo, diciamo, una pausa, sono rimasti stare un po' anche a guardare, eccetera. Ma questo metodo ha portato a loro moltissimo. E poi la sera, quando sono arrivati, anche mi hanno invitato per mostrare qualche film, poi per rispondere a qualche loro domande e così via. Diciamo, questo metodo è veramente già molto, molto positivo e certamente che da molti giovani anche volentieri anche accettato.